detersivi 100% biologici per i campani. E si sono messi praticamente in campagna a vivere tra i profumi. E quindi tutto il quadro che abbiamo descritto lui è perfettamente. Ma è impossibile farlo senza internet, che ha alle spalle questo sistema industriale mega tecnologico, che non ci sarebbe contadino che tenga che possa tornare. Oggi se si può tornare perché hai un wifi satellitare e ci mandi un satellite in alto per mandare i contadini sopra la montagna, no? Quindi grazie a Olivetti che ha prodotto il primo computer per la società civile, se no se lo tenevano solo i militari, e di là tutti quelli che poi hanno inventato Steve Jobs con la sua radice IT. In Cina si sfrutta i cinesi e va a vedere un altro discorso, diciamo di Olivetti questo non l'avrebbe fatto. Volevo dire questo, in questo quadro sì che bisogna inventarsi, ma ciò che rende di successo un'impresa, che sia quella delle due ragazze che vanno sulla montagna a fare detersivi biologici o la Apple, è la caratteristica distintiva non imitabile di quello che fai. Per quello che fai come prodotto, per quello che fai come processo, come lo fai. Quindi c'è un'idea che sia unica. Oggi ci sono tutte le disponibilità tecnologiche per avere un'idea X e in poco tempo avere un ritorno planetario di risposta nel mercato, chiamiamola, usiamo questi termini. Il Made in Italy, se mai esistito, no? È proprio su questo che con molto anticipo ha giocato. Appena ti inventano il partigiano tedesco, funziona un pochino, poi la gente lo schifa e dice tutto taroccatore. Allora, l'artigianato, il contadino, non può per il momento adatto per tornare alla natura, alla terra, al silenzio, alla calma, a lavorare nei tempi giusti, no? Però ci vuole un'idea straordinariamente originale e coraggio, perché poi, ripeto, solare, fare energia sul posto, banda larga, ci vuole un wifi che almeno una sim per collegarsi via satellite, perché se no sei isolato, il tuo formaggio, il tuo detersivo, la tua spiga se la mangia il cervo che diventa rotare dal posto, non ti conosce nessuno. E nello spirito del Made in Italy, cioè quanto più originale, quanto più artigianale, quindi caratterizza con l'impronta tua personale la cosa che vuoi fare, tanto più avrà successo, perché proprio perché siamo saturi di roba standardizzata, puoi fare 10 pezzi e venderli in tutto il mondo e non devi fare 100.000 per vendere 50 pezzi perché passa per via. No, non funziona più così. Puoi permetterti il lusso di stare sopra un muscolo di una montagna, ma normalmente non è così immediato farlo, è possibile che sia facile, ma è possibile. Quindi tutta questa specificità che noi abbiamo, cultura della piccola media impresa, fare delle cose straordinariamente dettagliate e specifiche, occorre spingerla ancora di più sul biologico, perché no, sull'ecologico, sul sostenibile, perché no, ma comunque prodotti sono non facilmente imitabili, spiccatamente distinti dal resto, in nomi, in numeri piccoli, ma con una comunicazione